E indovinate un po', altri video intrasettimanali, quindi diciamo che quello che registrerò non sarà tanto. La cosa importante che capite è che oggi voglio dirvi un po' i miei progetti per dopo quarantena, cioè cosa succederà dopo, perché ci tenevo molto, siccome sono progetti abbastanza delicati che non so nemmeno io se sarei in grado di fare, però ci proverò a tutti i costi. Le prime cose che sicuramente farò appena finirà tutto questo sarà uscire. Cioè, ragazzi, mo oggi piove, quindi non è una bellissima giornata, però se ci fosse una bella giornata, qualche uscita da fare. Ora non notate che sono vestito perché esco, ma non per fare cavolate, perché voi lo sapete che io durante la settimana non esco, perché cerco di evitare, esco pochissimo. Le poche volte che esco voi le vedete sempre, quindi vi sembrano tante a voi, ma in realtà sono poche. Perché io esco un sacco durante la mia vita normale. Se non ci fosse daily vlog, probabilmente voi ne vedreste una, quindi tua normale, ma le faccio veramente un sacco quando, se non ci fosse questa situazione, le farei un sacco. Di solito quando non c'è questa situazione, alcune volte esco pure durante la settimana, quindi figuriamoci un po'. Però comunque io mi sto trovando bene anche con questa fotocamera. Guardate com'è piove. Aprile in teoria dovrebbe essere un mese primaverile. Certo, in primavera piove un sacco, questo si sa. Però dovrebbe essere anche un mese abbastanza caldo e non si sta dimostrando così caldo. Fondamentalmente questo è quello che vedo io, guardate. Le nuvole che stanno viaggiando a una velocità incredibile. E durante questa settimana non so che video usciranno per due motivi. Uno, che non so cosa portare, perché non c'ho niente. Però c'è una novità. C'è una novità molto importante, eh. Ritorna la serie Vita in città. Con questa postazione nasceranno i video di Vita in città che usciranno ogni domenica. Quindi mi raccomando, tutti domenica sul mio canale. Una cosa molto importante che bisogna dirla assolutamente è che i video di Vita in città non usciranno in un orario preciso. Di solito uscivano sempre in un orario preciso, ma molto probabilmente siamo sulla mezzanotte. Perché così tardi? Perché la domenica voglio riposarmi, non voglio mettermi a pensare a caricare i video e a montare i video. Infatti, che faccio il sabato pomeriggio? Registro, subito dopo registrato, monto il file. La sera sto un po' tranquillo e tra mezzanotte e l'una lo carico. Siccome la domenica non devo andare a scuola, non c'ho niente da fare, posso andare a dormire non troppo tardi, perché sennò potrei prendere l'abitudine. Però neanche così presto, siamo sull'una massimo, neanche troppo tardi. Quindi carico il video e la domenica riposo. E durante la settimana usciranno video tipo questi, un video un po' dove parliamo, video un po' qualcosina. Ogni tanto se arriverà qualcosa vi farò vedere, ma non ne ho minimamente idea. Staremo sempre a vedere. Ciao.